Iniziamo occupandoci dell'import-export cinese. Il 2013 è stato un anno molto particolare. A maggio, novembre e fine dicembre, infatti, il surplus ha toccato picchi imprevedibili, con movimenti in entrata e in uscita a doppia cifra dalle dogane cinesi. Nel 2014 si replica con oscillazioni brusche. A marzo le esportazioni sono calate del 6,6%, mentre l'import è sceso dell'11,3%. Nel complesso, il commercio cinese è calato del 9%. Gli analisti si prevedevano tutt'altro, prevedevano un più 4% nell'export e un più 2,4% nell'import. Un cattivo segnale per la tenuta dell'economia reale, ma anche un'ipotesi che inizia a serpeggiare, ovvero quella di forme di registrazione improprie di aziende costruite solo sulla carta e simili, false fatturazioni per portare denaro all'estero oppure per far entrare denaro caldo in Cina. E veniamo alle oscillazioni di prezzo di una materia prima fondamentale come il nickel, interessato da una cavalcata dei prezzi al London Metal Exchange. Il metallo è impiegato in larga parte nella fabbricazione di acciaio inox e è rincarato, pensate, del 23% nel 2014. A pesare soprattutto il divieto imposto dal governo dell'Indonesia all'esportazione di minerali grezzi, una decisione largamente anticipata da Giacarta, che ha consentito tra l'altro alla Cina, la prima importatrice, di accumulare ampie scorte. Circa un terzo della produzione mineraria globale resterà quindi inaccessibile finché l'Indonesia non avrà raggiunto il suo obiettivo. Qual è? Quello di spostare sul suo territorio le attività di lavorazione. Verosimilmente ci vorranno anni, quindi attendiamoci un prezzo del nickel molto elevato. Ci spostiamo dall'altra parte del mondo per parlare del nuovo canale di Panama, ancora bloccati i lavori. Il canale doveva essere pronto ad agosto 2014 per il centenario della costruzione. Si è poi spostato questo limite a dicembre 2015, ma ora c'è un contenzioso tra il governo e la ditta appaltatrice per un surplus dovuto ad un aumento dei costi dei lavori. L'ampliamento del canale interoceanico consentirà di duplicare il traffico e triplicare le dimensioni delle navi in transito. Si punta quindi a moltiplicare ovviamente i traffici commerciali, ma anche a rilanciare Panama come centro finanziario in competizione con Singapore, Istanbul e Dubai.